Il grosso del lavoro è all'inizio a impostarlo, quindi si attacca su un'estremità, si passa, vedi che ci sono delle fessure più profonde e quelle più alte, inizi a utilizzare quelle più profonde e vai in corrispondenza del dentino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. E torni indietro, fai passare il dentino, il filo nel dentino. Questo deve essere anche l'ottavo o no? Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È dritto? Ok, sì, adesso sì. Ah, questo è scorrevole. Ah, ok, ok, perfetto. Però poi si bloccherà. Mm-hmm. E faccio avanti e dietro. Esatto. Tanto quanto più o meno la larghezza desiderata, lasciandolo un po' più largo. Allora, dentino alto. Ah, devo dentino alto, giusto, ok. Sì. Quindi dentino alto. Alto basso, l'importante è che sia sempre lo stesso. Quanto ti devo? 10 euro. Devi stampania. Che poi è dentino alto da una parte ma è basso dall'altra. Sì, se giri sì. Questo pettine allora si abbassa. Ok. Però lo lasci sempre. Sempre in una girato. Posizione. Okay. Ma tipo per il portachiavi va quanto va la larghezza? Così? Cioè, non lo so. Ancora un pezzetto. Perché poi dopo si stringe. Ok. Ah, ma no, quindi è tutto così manuale, è un po' bello. E adesso sono arrivato su quello basso da chiudere. Sì. E cosa faccio? Lo tagliamo un po' più largo. E fai il nodo, lo passi. Ma proprio nodo? Sì. Per bloccarlo, trova okay. Una modalità. Cioè, lo posso tipo attaccare su quello su quell'altro? Sì. Vabbè, cioè un pochino è bloccato. Ok. E si parte. Ah, si cambia filo. Adesso questo quindi è l'ordito e filine in verticale. Adesso fai quelli in orizzontale con i colori che scegli tu. Sì, sì. Ah, perché poi io cambio filo. Se vuoi lo puoi cambiare, altrimenti okay. Puoi fare sintonia. Lasci questo filo un po' lunghetto, okay. Come se fosse un angolo. Sì. Si passa qua sotto, ci sono dei fili sopra e dei fili sotto, sì. Ovvero i fili che passano o nei dentini alti o in quelli più. Sì. Passi la navetta fino in fondo, ok, la tiro via. Fili, sfili e lasci un po' di coda. Sì. Di questo e adesso ritorno. E lo appoggi lì. Oggi sul lato, tira pure il filo, tiralo pure da a sinistra, lasciando il filo. Non ho capito, scusami. Allora. Fai scorrere ancora un po' di più, sì. Lasciando fuori un codino. Ok, e adesso? Adesso col pettine tiri, passi il pettine nell'ordito. E tiri il filo rosso verso di te e okay. Lì ti fermi. E lo lascio il pettine. Togli il pettine. Sì. Per appoggiare e giri il famoso. Giro. Adesso è inclinato in giro. Sì. Adesso lo giri verso di te, così che questi fili gialli cambiano l'inclinazione sì. E bloccheranno questo. Ok. Uh-huh. Adesso torni indietro. Sempre qui in mezzo. Sì. Benissimo. Ok. Vai. Poi. E si forma una specie di D. Ok. Vedi? Adesso prendo il pettine okay. E lo tiro. E unisci i due fili.
Ok, perfetto. E tiro. E tiri. Va bene, adesso poi togli questo, togli il pettine, giri questo dalla parte opposta. Ok, e lo tiro così. Ok. Così che vedi che si blocca. Sì. Ok, dai, io dico che ci siamo con lunghezza. Adesso dobbiamo chiudere. Lo dividi a metà. Facciamo un giro anche qua, dai. Ciao, ciao, ciao. Lo dividerai a metà, sì. Quindi calcola che sarà lungo la metà di questo. Uh-huh. Ok. Va bene? Sì, sì, perfetto. Ok, quindi adesso va chiuso. In che modo? Facendo delle piccole diagonali, da qui dal basso si va in alto, saltando magari uno, poi si torna sotto, sto utilizzando due righe. Mm-hmm. Sì, ho capito, ho capito. E scendi in verticale. Nel salire invece fai la diagonale, spostandoti, lasciando una colonna, un buco. Sì. E scendo invece dritto, se vuoi. Ok, perfetto, quindi viene tipo così. Sì. Okay. Allora, adesso in diagonale, saltando la riga. Una riga, quindi una questa. Colonna. Ah, ok, ok, no, giusto. Potenziali clienti che fanno lì. Perché abbiamo fatto questi punti adesso con l'ago. E anche qui immagino. Esatto. Che belle sono fabbriche antiche. Ok. Ok, perfetto. Adesso mi dicevi sì, piega sì. Può andare un po' meglio. Sì. Vediamo.